Ciao ragazze, allora nuovo video, scusate per questo video un attimo improvvisato, ma volevo parlarvi di alcuni nuovi prodotti, in realtà alcuni nuovi profumi che sono dupe di profumi famosi che ho trovato da Lidl. Vi spiego un attimo bene tutta la questione. Praticamente lunedì sono stata da Lidl, ma non erano ancora arrivati questi profumi, però mio marito è andato appunto al lavoro da Lidl e è riuscito ad acquistare uno di questi quattro profumi che vedete qui da volantino, di cui appunto parleremo in questo video. Sono naturalmente tutti profumi in limited edition, quindi si troveranno da Lidl fino ad esaurimento scorte, e naturalmente sono tutti della linea Luxury. Io li avevo visti, come tanti di voi mi hanno segnalato sul volantino, e hanno un prezzo di 4,99 euro. Naturalmente, tutti questi prodotti sono usciti, come potete vedere, per la festa della mamma. Quindi iniziamo subito perché, come sicuramente avete letto dal titolo, sono tutti e dico tutti dupe di profumi famosi e si può anche capire dal packaging del profumo stesso. Per prima cosa sono tutti profumi da donna, e questa volta non troviamo profumi da uomo e sono il Luxury Last Kiss, che è un eau de toilette, il Luxury Distant Rain, che è un eau de parfum, e il Luxury Opeful Night, che è di nuovo un eau de parfum, ed infine il Luxury Shame on You, che è sempre appunto eau de parfum. Quindi l'unico eau de toilette alla fine è il Last Kiss. Prima di iniziare ad elencarvi tutti i dupe, ci tengo a precisare che, essendo appunto dei profumi simili, assomigliano sì a fragranze famose, ma naturalmente non avranno la stessa durata e la stessa intensità sulla pelle. Anche se devo dirvi che questi profumi Luxury, in realtà ne ho già tantissimi, vi ho fatto tantissimi video sui profumi Lidl, su di me almeno durano tantissimo per prima cosa e soprattutto hanno una profumazione identica all'originale. Come prima cosa parliamo del Luxury Last Kiss. Vi metterò da questa parte il profumo Lidl e da quest'altra il corrispondente famoso. Appunto, il Luxury Last Kiss corrisponde al profumo Joy di Dior e naturalmente, a differenza del Joy, che è un eau de parfum, il Last Kiss di Lidl è un eau de toilette. E naturalmente consiglio questo profumo a chi adora le fragranze più estive e meno persistenti, perché sì, sulla pelle comunque ha una buona durata, è sempre un profumo meno resistente e più leggero, ecco, rispetto a tutti gli altri eau de parfum. Il secondo profumo poi da volantino è il Distant Ryan, che alla fine è l'unico profumo che mio marito ha trovato da Lidl, ed è questo qui. Ha un packaging celeste, come potete vedere. La confezione in questo caso contiene 90 ml di prodotto e, ragazze, questo profumo è il dupe. Penso che si potrà capire anche dal packaging esterno del mio profumo estivo preferito, ossia Dolce & Gabbana Light Blue. È un profumo che si sente, che rimane sulla pelle, ma che allo stesso tempo non è un classico profumo invernale. Mi dà più l'idea, ecco, di sole, mare, eccetera. La fragranza all'interno, almeno del Distant Rain, si presenta in questo modo, con il tappino sopra celeste, e adesso lo proviamo insieme. Mamma mia, la fragranza, ragazze, è identica. Faccio evaporare l'alcol e devo dirvi che aspettiamo magari fine video per vedere se almeno sulla mia pelle dura o si sente almeno in questi minuti. Comunque il packaging esterno è molto curato e molto carino. È in vetro trasparente, quindi vi consiglio in questo caso di non lasciarlo troppo magari esposto al sole, ma più in un luogo chiuso, non con i raggi solari diretti sulla boccettina. Il penultimo profumo da donna è poi il Luxury Opeful Night, che devo dirvi
che è quello che insieme al dupe di Dolce & Gabbana Light Blue bramavo di più, in quanto questo profumo corrisponde alla fragranza Mon Paris di Saint Laurent, che è una fragranza molto dolce e che si sente davvero moltissimo. Io, essendo amante dei profumi, diciamo, più dolci e meno freschi, mi sarebbe davvero piaciuto almeno averlo, però purtroppo, ragazze, l'espositore, come potete immaginare, era devastato, perché comunque tutti questi profumi, essendo dupe di profumi famosi, vanno a ruba. Infine, l'ultimo profumo donna è il Glam on You, oppure Shame on You, e corrisponde anche questo a una fragranza di Dolce & Gabbana, ossia il Dolce & Gabbana The Holy One, che non è il classico The One con la confezione, diciamo, piccola e oro. Anche questa è una fragranza dolce, ma non moltissimo, e devo dirvi che fra tutti è quella che forse, se lo avessi trovato, avrei acquistato meno, perché io adoro più il The One classico. Questo, diciamo, è più una novità. Intanto che sto proseguendo con il video, devo dirvi che questo Dolce & Gabbana Light Blue si sente davvero tantissimo e sono contentissima di averlo, sicuramente lo utilizzerò tutta questa estate. Ragazze, spero che questo breve video sui dupe dei profumi Lidl vi sia piaciuto, visto che me l'avete chiesto in tantissime, mi sono mossa il prima possibile per registrarlo. Vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, nell'info box trovate anche il link diretto al mio profilo Instagram. Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questi profumi, se magari li avete trovati, se vi siete trovate bene o meno, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!